Ischia, fermato Foriano per furto e ricettazione. Fermato in piazzale Trieste Trento, il 42enne Antonio Refice è trovato in possesso di un borsello e di un furgone Piaggio rubato. Ischia, paura sul bus, aggredito autista EAV, il fatto in via Michele Mazzella sotto gli occhi dei passeggeri. Sanità Loffredo, ai sindaci non interessa l'emergenza del Rizzoli, così il chirurgo del nosocomio lacchese nonché consigliere comunale di Forio. Laccameno, riapertura porto, lo dobbiamo alla comunità, lo sottolinea il primo cittadino del comune del Fungo, che poi aggiunge stiamo lavorando per la definitiva riapertura. Real Forio Castagna, sono tornato per ripagare la fiducia, così ai nostri microfoni nuovo acquisto della società del presidente Luigi Amato, che dice ancora spero che i tifosi vengano al campo a sostenerci. Questa sera alle 21.10 torna a bordo campo, racconta. Buonasera amici di Ischia e ben ritrovati con l'edizione serale del nostro telegiornale. Iniziamo subito quindi con i fatti di cronaca, perché ad Ischia i carabinieri della locale compagnia hanno sottoposto a fermo, perché indiziato per i reati di furto e ricettazione, Antonio Refice, 42enne di Forio, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, che era già sottoposto alla misura della libertà vigilata da scontare nel comune di Qualiano, è stato fermato in piazzale Trieste Trento nei pressi del porto di Ischia. Il 42enne era alla guida di un furgone Piaggio Porter che era stato rubato durante la notte a Forio. Perquisito, è stato trovato in possesso di un borsello con all'interno documenti, effetti personali e uno smartphone. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire la vicenda. Orefice poco prima avrebbe rubato il borsello che era custodito all'interno di un'imbarcazione privata ormeggiata nel porto di Ischia per poi allontanarsi. Il furgone e la refurtiva sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Il fermato, che dovrà rispondere anche di guida con patente revocata, è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio. Una 16enne romena vittima di violenza sessuale. Il fatto è accaduto domenica sera intorno alle 19 sull'isola di Ponza, già frequentata dai turisti. La minore era uscita di casa per andare a buttare la spazzatura davanti alla propria abitazione quando è stata afferrata da un trentenne che l'ha spinta con violenza in casa e l'ha costretta a subire violenza. La vittima, appena è riuscita a liberarsi, ha raccontato l'accaduto ai genitori, che hanno subito chiamato i carabinieri, che hanno individuato l'aggressore, un romano, di 30 anni, palesemente ubriaco. La giovane è stata visitata dal poliambulatorio sull'isola e poi portata in elisoccorso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il giovane è stato denunciato su disposizione della procura di Cassino per violenza sessuale. I carabinieri d'iniziativa lo hanno accompagnato sulla terraferma e a suo carico hanno emanato un foglio di via per 3 anni con divieto di rientro a Formia. Il trentenne si trovava a Ponza per fare dei colloqui di lavoro tramite un'agenzia interinale ed era ospite di altri 3 amici in una casa proprio accanto a quella dove abita la ragazza. Attimo di panico, domenica pomeriggio a Ischia, a bordo di un bus di linea dell'EAV. Poco dopo le 15 l'autista ferma il bus a via Michele Mazzella e chiede ad un passeggero di scendere dal mezzo perché era a torso nudo. Scendono entrambi dal mezzo e mentre l'autista rientra per poter riprendere la corsa, l'uomo in evidente stato di alterazione da alcol lo insegue e incomincia una violenta colluttazione sotto lo sguardo attonito dei passeggeri, alcuni dei quali hanno tentato a fatica di evitare il peggio e di sottrarre l'autista dalla morsa dell'aggressore. Tutta la sequenza è stata ripresa da un passeggero evidentemente turbato dalle immagini, un video che state vedendo in questo momento. L'uomo sembra non essere nuovo a questo tipo di episodi. Nella stessa giornata di domenica, su un altro bus di linea a Piazza degli Eroi, aveva tentato di aggredire l'autista. E solo l'intervento di alcuni tassisti presenti nell'area di sosta della piazza ha evitato il peggio. I 3 conducenti hanno poi commentato che a fatica sono riusciti ad avere la meglio dell'uomo, evidentemente agitato. È stata intensificata l'attività di controllo a mare da parte delle forze dell'ordine nel Golfo di Napoli, come stabilito dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Michele Di Bari. Nel corso del fine settimana sono stati svolti accurati servizi di vigilanza e verifica nel Golfo di Napoli da parte della Capitaneria di Porto, dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Metropolitana. Il bilancio: sono stati controllati 398 tra natanti e imbarcazioni, di cui 125 sanzionati e uno sequestrato, nonché 479 persone, di cui 9 sottoposte anche a test etilometrici. L'attività messa in campo proseguirà anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, con l'intento di assicurare la sicurezza di bagnanti, diportisti e sportivi e il rispetto delle regole del codice della navigazione e scongiurare situazioni di pericolo.
Controlli anche nel mare del Regno di Nettuno. La Guardia Costiera nel weekend ha sanzionato 44 diportisti e i dettagli li vediamo nel servizio. Nel weekend appena trascorso, la Guardia Costiera di Ischia, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli, ha eseguito una costante attività di controllo e pattugliamento in mare. In particolare, l'attività in mare è stata mirata al rispetto da parte dei diportisti delle disposizioni per la corretta fruizione e navigazione all'interno delle acque dell'area marina protetta Regno di Nettuno e al rispetto dei limiti di navigazione relativi alla distanza dalla costa. Proprio per il mancato rispetto delle disposizioni da parte dei diportisti, il personale della Guardia Costiera ha elevato nel corso dell'ultimo fine settimana 44 sanzioni amministrative. Da segnalare anche verbali contestati ad altri diportisti per mancanza dei documenti di bordo della unità navale. L'unità SAR della Guardia Costiera è stata invece impiegata in diverse attività di soccorso ed assistenza a mare. Oltre ai numerosi interventi in mare, l'attuale weekend è stato caratterizzato da rilevanti flussi turistici in direzione delle isole. In particolare, nelle giornate da venerdì a domenica sono transitati nei porti di Ischia, Casamicciola e Forio oltre 47.000 passeggeri, ovvero 23.000 in arrivo e 24.000 in partenza, ed un totale di 2.800 veicoli. Pertanto è stato necessario predisporre molteplici pattuglie terrestri in ambito portuale per attività di controllo e vigilanza in materia di sicurezza portuale e degli approdi. Come ogni anno continuano le lamentele degli abitanti del centro di Ischia, scossi dalle scorribande notturne di baby gang che approfittano per fare schiamazzi e danneggiare tutto ciò che si trovano davanti per il solo gusto di farlo. Bande di ragazzi, vere e proprie baby gang, alle 6 di ogni mattina via Francesco Buonocore molestano un fornitore rubandogli in sua momentanea assenza la merce che ha nel furgone, è scritto infatti in un post pubblicato sui social. Non ne parliamo, aggiunge ai Maronti, cosa arrivano a fare. Giriamo la segnalazione alle forze dell'ordine che in verità già sono all'opera da anni, impegnati nel tentativo arduo di debellare questo fenomeno. Tra i medici che hanno operato il giovane 16enne foriano coinvolto in un incidente stradale la settimana scorsa anche il dottor Mimmo Loffredo, medico chirurgo dell'ospedale Rizzoli di Laccameno. L'intervento però avveniva nella circostanza di un incredibile turno di 30 ore dall'anestesista. Si tratta di un'emergenza quotidiana che la Regione e l'ASL non riescono a risolvere fino in fondo. Io ho avanzato delle proposte, ma devo rilevare che ai sindaci poco interessa della sanità isolana. A parlare così è stato proprio il dottor Loffredo. Ascoltiamo. Da Forio con il dottor Mimmo Loffredo, che qui a Forio è consigliere comunale, ma stamattina parliamo con lui in qualità di medico chirurgo dell'ospedale Rizzoli per raccontare di un'emergenza che è ancora viva e presente all'interno del nostro comune di Laccameno, che è quello dell'emergenza del personale, una carenza non solo di specialisti ma anche di sanitari con altre mansioni che costringe a volte altri lavoratori a turni davvero massacranti. Eh sì, come sto dicendo da anni, praticamente l'ospedale oramai sta alla fine, sta morendo l'ospedale Rizzoli. Nonostante gli sforzi della regione, della direzione generale, che bandiscono concorsi che vanno vacanti, perché chiaramente senza un incentivo, senza incentivare le persone, senza motivare le persone da Napoli, nessuno viene a lavorare qua. Nonostante abbiamo fatto fare interrogazioni parlamentari per avere la zona disagiata, ma vedo che i 6 sindaci sono completamente assenti. L'altro giorno abbiamo parlato un ragazzino di 15 anni con rottura di rene e milza, con l'anestesista che era di turno da 30 ore. E voglio dire, si è mobilitata una isola intera per le uova di tartaruga, stanno facendo le guardie di notte tutti gli ambientalisti, gli animalisti, per amore di cielo, cosa sacrosanta, però non vedo nessuno fuori all'ospedale che fa un sit-in, fa uno sciopero, fa una manifestazione fuori dell'ospedale, fuori degli esseri umani. Io voglio lanciare l'ennesimo e ultimo appello, perché poi non ne parlerò più, ai 6 sindaci. Voglio dire, ho chiesto un consiglio comunale congiunto. Passato un mese dal crollo del solaio, ma non se ne fa niente. Continuo a chiamare i vari presidenti dei consigli, ma nessuna risposta, nessuno fa niente. Vuol dire che a loro sta bene questo tipo di sanità. Quindi aspettiamo gli eventi, quando l'ospedale chiuderà, poi non dovranno lamentarsi. E sarà solo colpa dei 6 sindaci.
Rischiamo quindi una situazione di aggravare ulteriormente una situazione emergenziale, non tanto per la mancanza di spazi, per la quale i lavori di ampliamento sarebbero anche ripresi per dare nuovi ambienti all'ospedale Rizzoli, ma per l'emergenza del personale, che sembra veramente una crisi senza fine. Sì, ma ripeto, sia la Regione che l'ASL hanno mantenuto le promesse. Il 1° luglio sono iniziati i lavori di ampliamento dell'ospedale Rizzoli. Hanno messo in sicurezza l'ingresso dell'ospedale, è vero che sta funzionando l'ingresso, stiamo entrando dall'ingresso principale, ma quello che è importante è far in modo che questa zona, questa isola, venga dichiarata come zona disagiata, in modo che gli operatori hanno degli incentivi, parliamoci chiaramente, hanno più soldi sulla busta paga, e questo incentiverebbe le persone da Napoli a venire qua. Avremo la folla di chirurghi, di anestesisti, di infermieri, di OS che vengono a lavorare qua a Ischia, però questa è una cosa che va fatta a livello centrale, non possiamo pretenderlo dalla Regione. Ma se va a parlare una sola persona, se invece si uniscono i 6 sindaci e fanno un tavolo tecnico e facciamo una commissione d'inchiesta, facciamo un'interrogazione parlamentare che parte da Sesi, ha un altro peso, un altro valore a livello centrale. Ma questi qua, ripeto, la sanità isolana non interessa ai 6 sindaci. Il porto turistico di Laccameno, dopo una lunga traversata, è tornato alla disponibilità del comune. Ai nostri microfoni il sindaco Giacomo Pascale dichiara che stanno lavorando per la definitiva riapertura, sottolineando che è nell'interesse non solo dell'amministrazione ma dell'intera comunità, che da sempre ne sostiene le spese. Vediamo tutto nel servizio. Un altro punto caldo qui a Laccameno è la riapertura del porto turistico. Ora, in vista della piena stagione estiva, come vi muoverete anche in vista dei numerosi yacht che vogliono attaccare qui a Laccameno? Ci muoveremo secondo legge. Purtroppo si è arrivato ad avere il possesso delle aree dissequestrate in favore del comune nel periodo di alta stagione. Purtroppo si è rientrato in possesso delle aree solo attraverso un sequestro. E quindi da una parte ci conforta molto che è stata ripristinata la legalità, perché il provvedimento dei giudici, dei magistrati, parla chiaro. C'era una gestione illegale che non era più tollerabile. D'altra parte, come diceva lei, questo riconsegnare le aree al comune di Laccameno le riconsegna in virtù del fatto che il comune si appresta a volerle gestire in proprio, nel senso di far prevalere la pubblica utilità, e a Laccameno, aggiungo, era anche ora, perché come sapete la comunità ne sopporta i costi sia di quote di ammortamento dei mutui che di gestione e consumi correnti. E quindi praticamente stiamo lavorando per internalizzare il servizio, così come ha già deliberato il Consiglio Comunale e così come è stato già indicato dai magistrati. L'auspicio è di fare forse non bene, perché quando si fanno le cose veloci non le farai sicuramente al meglio, però l'auspicio è quello di farlo presto, quando prima, per provare a salvare almeno una parte della stagione. L'amministrazione sa bene che questa è una priorità, i cittadini stanno seguendo con molto interesse la faccenda della portualità turistica, non tanto e non solo per l'aspetto strettamente economico, ma anche e soprattutto per l'aspetto di essere protagonisti, di rivedersi affidata la prima infrastruttura, che voglio ricordare ancora, pur rischiando di annoiare qualcuno, è della proprietà della comunità di Laccameno. La comunità di Laccameno ne sopporta i costi da sempre, ne sopporterà per molti anni ancora. Ci sembra giusto che questa ricchezza venga ridistribuita. È arrivato il momento. Se lei mi chiede, sindaco, il giorno che apre il porto, io in sincerità non glielo dico stamattina. Quello che le posso dire è che l'amministrazione e gli uffici stanno lavorando per raggiungere questo obiettivo importante, che dovrà avere un risvolto non solo economico, come le dicevo, ma anche sociale. L'abbiamo fortemente inseguito, l'abbiamo fortemente voluto, è stato avallato nel nostro programma elettorale col voto dei lacchesi a maggioranza più volte. È una misura che la comunità di Laccameno aspetta, ma io aggiungo, la comunità di Laccameno lo merita. Un'altra domenica di partenze dai porti di Ischia e Casamicciola. I turisti che hanno terminato la vacanza un po' più lunga sull'Isola Verde, ma anche i tanti del Mordi e Fuggi, come potete vedere dalle immagini, sono accalcati sul molo di Ischia e a Casamicciola in attesa dei traghetti e degli aliscafi in partenza diretti a Napoli e Pozzuoli. Le compagnie di navigazione hanno avuto un bel da fare, con orari sballati in arrivo ed in partenza e con corse straordinarie accanto a quelle di rinforzo già previste per i rientri della domenica.
All'Ischia Global presente anche la presidente nazionale di Mare Vivo, Rosalba Giugni, che torna a lanciare l'allarme rispetto alla condizione di mari e spiagge italiane e ischitane. Sull'isola manca un depuratore, dice la Giugni, che poi si spinge a parlare anche del motocross sulla spiaggia della Chiaia. Ascoltiamo. Alla Regina Isabella per il Global, Rosalba Giugni, presidente di Mare Vivo, in una isola che come tutte vede nel rapporto col mare un qualcosa di cruciale, l'ambiente sempre più protagonista del dibattito pubblico, anche se la sensazione è che manchi sempre qualcosa. Beh, qui manca qualcosa di importante, perché manca la depurazione, e quindi questa cosa sono anni che noi chiediamo di fare la depurazione nell'isola, un'isola così bella, così piena di persone, di alberghi, di attività, che questa parte qui invece è un po' carente, quindi questa cosa va ripresa e noi siamo qui per parlarne. Attualmente Mare Vivo sta facendo una grande battaglia con la Gaiola, che è appunto nel Golfo di Napoli, un'area marina protetta, anche Ischia è un'area marina protetta. Quindi insomma ci dobbiamo mettere molta più cura, perché non c'è tanta cura per il mare, si pensa molto a usarlo, a fare tante cose, ma salvare la sua vita e la sua biodiversità, forse sì, questo ci abbiamo meno attenzione. Eppure il nostro futuro dipende dalla salute del mare, ma la salute del mare dipende purtroppo dalle nostre azioni. C'è nelle nostre zone, in particolare sull'isola d'Ischia, qualcosa che accade negli ultimi anni, come le visite delle caretta che scelgono alcune delle nostre spiagge per deporre le uova. Com'è? Lo dobbiamo interpretare questo segnale? Perché è qualcosa che noi isolani l'abbiamo imparato a conoscere negli ultimi 3 o 4 anni. Prima era una cosa estremamente rara. Esatto, c'è stato veramente uno sviluppo della caretta. Vogliamo chiederci perché? Perché sono nate delle leggi per la difesa delle caretta. Prima, non so, voi siete troppo giovani, ma se era che il pescatore ti portava la tartaruga per fare il brodo di tartaruga, poi si prendeva il carapace perché bisognava farci i gioielli, quindi questo animale è stato molto protetto. Grazie a Dio, adesso ne vediamo i risultati. Però i risultati sono anche perché un po' il mare sta cambiando, abbiamo per esempio la Posidonia che sta fiorendo, cosa che prima non succedeva più, quindi cambiamento climatico, quindi questi sono segnali positivi. Purtroppo ne abbiamo tanti di quelli negativi, e su quello dobbiamo concentrarci, perché le vittorie sono, io dico sempre, Mare Vivo, mi dicono, ma quali sono le vittorie di Mare Vivo? Beh, le vittorie di Mare Vivo non me le ricordo più, sono dietro, io so quello che devo affrontare adesso. E adesso ci sono i cambiamenti climatici, per esempio Ischia, un'altra cosa che noi abbiamo molto boicottato, ci siamo molto dispiaciuti, è che sulle spiagge si fa il motocross. Ora le spiagge sono appunto, la caretta si va a riprodurre, il fratino, gli uccelli si vanno a riprodurre, quindi le spiagge devono essere considerate qualcosa di molto prezioso, per cui i motocross si possono fare in altre zone che non sia proprio dove la terra bacia il mare, e quello è il punto molto delicato. Quindi anche io faccio un appello, visto che siete Tele Ischia, non facciamo tutto quello che sono i grandi eventi nelle zone selvagge, che sono sia grandi eventi musicali, per fortuna sta entrata un po' nella che non si devono fare, e anche il motocross, quindi ne approfitto di parlarne con voi. Domani alle ore 12 presso la sede del municipio di Capri il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, presiderà una riunione sulla tematica dell'emergenza idrica. La presenza, oltre che dei sindaci di Capri e Anacapri, dei rappresentanti della regione Campania, dell'ente idrico campano e della GORI. Domani, martedì 9 luglio alle 18, presso la sala consiliare del Comune di Capri, si terrà la presentazione del libro del nostro collega Marco Altore, La regina del Mediterraneo, Napoli e la mostra d'oltremare, dell'Orientale Editrice. A discutere con l'autore il sindaco di Capri, Paolo Falco, ed Antonino Salvia, funzionario Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Presente il docente Antonio Lepre, che ha curato l'introduzione del testo, a moderare il giornalista Luciano Garofano.
Inaugurata a Napoli la nuova stazione EAV di Porta Nolana, tassello molto importante per la viabilità del capoluogo. All'evento di presentazione ha preso parte anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che spiega i prossimi passi del piano trasporti di Palazzo Santa Lucia e annuncia un investimento da 1 miliardo di euro per completare la riqualificazione di tutta l'area della ferrovia e di Piazza Garibaldi. Ascoltiamo. Il rinnovamento della stazione di Porta Nolana è il primo tassello di un progetto gigantesco di riqualificazione di tutta l'area di Piazza Garibaldi. Il progetto prevede la copertura del fascio binari fino alla stazione di Napoli Centrale, prevede il raddoppio dei binari dell'EAV da 4 a 8, prevede un investimento di 200 milioni di euro oltre quello che abbiamo realizzato qui. A completamento di questo progetto sono 200 milioni di euro ancora bloccati perché è bloccato l'accordo di coesione per cui stiamo combattendo da un anno con il governo Meloni. Era presente questa mattina anche il titolare dell'azienda Adler che ha vinto la gara per realizzare 150 treni nuovi. Il grande progetto della Regione sul trasporto pubblico locale prevede per l'EAV la consegna di 150 treni, 70 li abbiamo già consegnati, altri 70 dovremo consegnarli a partire da settembre per rinnovare i treni sulla linea della Circumvesuviana, dove come sapete abbiamo ancora delle criticità. Però vi abbiamo detto questa mattina che abbiamo perso 4 anni, 1 anno e mezzo per un ricorso amministrativo e 2 anni per il Covid che ha impedito la messa in produzione dei treni, ma la gara l'abbiamo fatta nel 2019. Progetto gigantesco che prevede complessivamente un investimento sulla città di Napoli di 1 miliardo di euro perché prevediamo di realizzare nell'area della ferrovia anche la nuova sede della Regione, oltre che un parco pubblico da dare alla città di Napoli di fronte all'Hotel Ramada a via Ferraris. Davvero un impegno straordinario della Regione per Napoli e della Regione per la qualità del servizio di trasporto pubblico locale per i nostri pendolari. Già sulle linee a nord, sulla Cumana e così via, potete verificare che abbiamo un servizio eccellente. Dobbiamo, ripeto, risolvere la criticità dell'area vesuviana, ma veramente stiamo facendo uno sforzo gigantesco per arrivare nell'arco di 1 anno e mezzo ad avere delle corse con una frequenza di 12 minuti. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati. Il governo del centro storico della città di Napoli si apre alla partecipazione. In un'assemblea fra le parti istituzionali e le associazioni territoriali si ascoltano le diverse posizioni per modellare collegialmente il nuovo strumento di pianificazione che disciplinerà la gestione del centro storico UNISCO. Il servizio. Il governo del centro storico cittadino si apre alla partecipazione. All'ospedale della Pace si è tenuta nel pomeriggio un'assemblea fra le parti istituzionali e le associazioni territoriali per modellare collegialmente il nuovo strumento di pianificazione che disciplinerà la gestione del centro storico UNESCO. All'incontro hanno preso parte, fra gli altri, il Comune, la Soprintendenza Archeologica, il Demanio, le Università Cittadine, l'Accademia di Belle Arti, la Curia. I ruderi che sono su via Maina tra la sede della Federico II e l'orientale di Napoli. Per legittimo e importantissimo contrasto agli abusivi come ha. Fra le principali azioni già avviate dal Comune vi sono il percorso di riqualificazione del Reale Albergo dei Poveri, le norme che limitano l'apertura di nuovi locali di cibo e bevande, il monitoraggio degli affitti brevi e delle attività di bed and breakfast. Apriamo la pagina sportiva. Questa sera alle ore 21:10 nell'ambito della programmazione estiva potrete seguire la trasmissione A Bordo Campo Racconta per rivivere il calcio degli anni passati. Ed in questo caso il calcio e l'Ischia degli anni 60. La storica partita Ischia-Angri giocata al Collana di Napoli è vinta dall'Ischia con una rete di Liano nei tempi supplementari. La gara fu ripetuta per ben 3 volte essendosi conclusa per ben 2 volte con il pareggio di 0-0. Ospiti della trasmissione Salvatore Di Meglio, centravanti e bomber incontrastato dei gialloblu ed Enrico Scotti, ex direttore sportivo dell'Ischia e memoria storica del calcio isolano. Vengono ricordati partite, fatti e compagni di squadra ed avversari. A intervistare tutti il direttore Enrico Buono.
Sono tornato a Forio per ripagare la fiducia della società. A dirlo ai nostri microfoni è Luigi Castagna, il primo acquisto della campagna estiva bianco-verde, che poi aggiunge: spero che i tifosi vengano a sostenerci. Sulla prossima stagione invece Castagna non si sbilancia e sottolinea che sarà importante valutare partita dopo partita. Ascoltiamo. Con Luigi Castagna, uno dei primi acquisti, se non il primo acquisto del Real Forio della nuova campagna estiva. Prima però di parlare della nuova stagione, ti volevo chiedere come stai, hai recuperato dall'infortunio? Sì, ho recuperato già a febbraio in realtà. Poi però piano piano, cioè quando ho ripreso a giocare ho avuto un po' leggeri fastidi iniziali, diciamo dovuti un po' al campo, al recupero che ho fatto. Che comunque ci ho messo 5 mesi per recuperare. Ho ripreso, diciamo, completamente con la squadra, col gruppo a marzo. E mo quest'estate, già da adesso mi sto allenando, sto bene, ho fatto la visita di controllo, sto molto bene, almeno a detta del dottore. Mo vediamo, ci mettiamo in gioco. La voglia è tanta, ho già voglia di tornare, se fosse per me giocherei già domani. Mi sto allenando, come ho detto prima, già da un bel po'. Il presidente e il mister mi hanno illustrato il loro progetto e mi hanno dimostrato di volermi fortemente. C'erano delle società che comunque mi hanno chiamato, mi hanno chiesto, però secondo me era il progetto migliore per rimettermi in gioco. È comunque una piazza che conosco, so gli obiettivi della società, ci teniamo entrambi a fare bene e diciamo che quella è stata la cosa che mi ha dato quella spinta di accettare subito Forio. Claudio, già sai, cioè, già si sa cosa penso. Per me, oltre ad essere un ottimo giocatore, è comunque un bravissimo ragazzo, un uomo, Serie A, proprio Serie A. Diciamo che abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, siamo sempre stati anche amici al di fuori del campo, ma così con tutti i ragazzi che abbiamo giocato sia a Ischia e adesso che ritrovo a Forio, tipo Chicco, Sogliuzzo. Per quanto riguarda Musca, so che è un ottimo attaccante, l'ho visto giocare, è forte, ha fatto due stagioni una ventina di gol, se non di più, e comunque è stato nell'Ercolanese, una piazza importante, molto esigente. Ti ripeto, l'obiettivo quello là è quello, cioè il nostro personale è quello di fare bene, pensare partita dopo partita, vedere di stare sul pezzo sempre e dimostrare comunque al presidente che fa grossi sacrifici per noi, di essere un'ottima squadra e ha fatto bene a puntare su di noi. Allora, innanzitutto ci sono delle partite, stagioni che si hanno delle difficoltà. È vero che a Forio ci sono state un po' di difficoltà sotto il punto di vista di vittorie, raggiungere la salvezza con i play-out, però il tifoso dal canto mio deve stare sempre con la squadra, si vince o si perde, è giusto contestare quando è giusto contestare, però io mi auguro che loro vengano al campo, ci incitino e ci diano sempre il loro supporto. So che comunque io essendo di Forio li conosco tutti, so come la pensano, e sono il primo tifoso sia del Forio che dell'Ischia, quindi è giusto che, ti ripeto, quando si vince si applaude e quando si perde si contesti, però c'è sempre modo e modo per contestare le cose. L'Italia chiude al terzo posto il torneo dell'amicizia 2024 con le vittorie sulla Grecia nel maschile per 89-80 e nel femminile 73-40. Gli azzurrini indossano così la medaglia di bronzo nello storico quadrangolare dedicato alle nazionali under 15 di basket. Un risultato che ha visto, come avete visto dall'immagine in precedente, protagonista anche coach Elena Solmonese della cestistica Ischia nello staff tecnico guidato da coach Tommaso Moscovini. Un traguardo importante che speriamo non sia l'unico, ma possa essere solo l'inizio di un percorso che le regalerà tante soddisfazioni, il commento della società isolana. Si è conclusa la 3 giorni dal 5 al 7 luglio del torneo di tennis maschile Formula Rodeo Junior Under 12, 14, 16 e 18 del Tennis Club Lido Ischia. Ottime prestazioni e risultato arrivano dai ragazzi della società isolana con Gianluca Ruggero, primo classificato Under 18, e Luigi De Angelis, secondo classificato Under 16.
Vi riportiamo i vincitori per categoria. Per la categoria Under 12 il vincitore è Francesco Sessa, per Under 14 Giulio Balistrieri, Under 16 Gianmarco Altieri, Under 18 Gianluca Ruggero. Non finisce però l'estate con il tennis isolano, infatti il prossimo torneo junior si terrà dal 10 al 18 agosto 2024. Domenica 7 luglio, con partenza alle 6.30 dalla Villa in Badia ed arrivo a Corvara, si è svolta la 37esima edizione della Maratona delle Dolomiti, una tra le corse ciclistiche più iconiche al mondo, insieme al Gran Fondo di New York, tra le più ambite, visto il numeroso chiuso di partecipanti, 8.000 ciclisti ed 86 nazioni rappresentate sul numero di 31.000 richieste di iscrizioni ricevute. Anche quest'anno hanno pedalato tra le bellissime montagne, patrimonio naturale dell'UNESCO, gli ischitani Michelangelo Di Maio e Giovanni Marotta, che con un tempo poco clemente, oltre alla salita, hanno dovuto fronteggiare i disagi causati dalla pioggia insistente, del freddo e del vento in alcuni tratti in discesa. Nonostante il meteo, Michelangelo ha concluso il percorso, 138 km con 4.000 metri di dislivello, in 7 ore e 13 minuti. Giovanni ha completato il percorso corto, 55 km e 1.800 di dislivello, in 3 ore e 55 minuti. E siamo quasi alla fine del nostro telegiornale, però prima di salutarci, spazio al meteo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Ed era anche il nostro ultimo servizio per questa edizione serale del nostro telegiornale. Per chi ci segue in diretta, vi rinnovo l'appuntamento prima con il telegiornale nella lingua dei segni e poi successivamente con la trasmissione sportiva A Bordo Campo Racconta. Grazie per averci seguito e buona serata.